Buongiorno, benvenuti a Smart Italia, la nostra rubrica in cui vi raccontiamo ogni giorno il paese che non si ferma, ma i formats che non si ferma. Oggi siamo in compagnia della nostra collega Nada Mezzullo, responsabile di due progetti molto distanti fra loro, Nada, una con la provincia autonoma di Bolzano, una con la regione siciliana. Chi meglio di te può fare il punto da Roma della situazione? Ecco, come stai portando avanti attività necessariamente a distanza con queste due amministrazioni molto distanti, non solo tra loro ma anche da Roma, e quindi cosa stai facendo per continuare le attività, di questi due progetti? Buongiorno. Buongiorno Claudia, buongiorno. Come detto, coordino due progetti, uno con la provincia autonoma di Bolzano sulla capacità istituzionale e per la regione siciliana Nuovi Percorsi, che si compone di 7 linee di attività ed è rivolto alla regione siciliana. Come stiamo portando avanti le attività vista l'emergenza? Nella provincia autonoma di Bolzano, con il progetto, avevamo organizzato e programmato tutta una serie di attività in presenza di formazione rivolta ai beneficiari. Questa attività si è dovuta ovviamente ritrasformare, abbiamo dovuto rilavorare e riprogrammare tutta questa attività prevista fino a luglio, tra l'altro, trasformandola in formazione a distanza, grazie anche agli strumenti che il Formex mette a disposizione e ha insomma una grande esperienza sulla formazione a distanza. È stato anche piuttosto rapido organizzare e riprogrammare il tutto. Chiaramente non è la stessa cosa, insomma, abbiamo dovuto rivedere una giornata di formazione in presenza in più giornate di formazione a distanza. Ma comunque, insomma, stiamo andando avanti. Abbiamo già fatto una prima giornata il 20 marzo e altre ce ne saranno, insomma, programmate queste fino a luglio. Per quanto riguarda la regione siciliana, è stato un po' più complicato. Il progetto Nuovi Percorsi, come ho detto, si compone di 7 linee di attività, 5 colleghi responsabili delle diverse linee di attività diverse tra loro, di diversa natura, di affiancamento, di formazione, di supporto organizzativo. Le attività di formazione in presenza sono state sospese sin dai primi di marzo, su indicazione proprio dell'amministrazione, e queste le abbiamo riprogrammate come formazione a distanza tramite appunto dei webinar, ma anche istituendo, pensando proprio a dei percorsi sulla piattaforma Moodle, quindi percorsi di formazione coordinata. Le attività di affiancamento sono state riconvertite in attività ovviamente remoto. Non è semplice perché abbiamo diversi professionisti impegnati nei diversi dipartimenti, perché il progetto percorsi è un progetto appunto complesso, ampio, insomma, che comprende molte attività e molti dipartimenti interessati e molte persone coinvolte. E quindi, insomma, con grandi difficoltà, piano piano ci siamo riorganizzati anche con i professionisti messi in campo, insomma, sul territorio. Ecco, facci un esempio di attività che state portando avanti, che fate con questo progetto percorsi. Di che cosa vi occupate? Brevemente, se puoi, evitando anche i tecnicismi del caso. Allora, noi ci occupiamo ovviamente sono 5 linee di attività in cui c'è la formazione per tutto il personale della regione siciliana su attività di base, sui fondi strutturali, sui fondi SIE e su quelle che sono le tematiche specialistiche che comprendono il programma operativo FSE, il programma operativo FEVR, sui controlli o su tematiche anche diciamo più generali sulla privacy, c'è una linea di attività sui fondi a gestione diretta e stiamo coinvolgendo tutto il personale della regione che è coinvolto sui fondi a gestione diretta su queste tematiche. Tra l'altro, cosa abbiamo fatto in questo diciamo, momento in cui abbiamo riprogrammato le attività? Abbiamo anche riflettuto con i colleghi su attività che potevano essere utili all'amministrazione,
per gestire l'emergenza Covid, ovviamente nel nostro piccolo, chiaramente. Quindi quello che sta cambiando per quanto riguarda la riprogrammazione dei fondi strutturali, c'è una linea di attività dedicata, rivolta agli enti locali, e su questo stiamo ragionando insieme all'amministrazione come poter essere utili come istituto, come accompagnare l'amministrazione regionale e gli enti locali a gestire insomma l'emergenza. Questo è un po' un piccolo. Ma una volta che avremo imparato a gestire tutto a distanza, si potrà fare a meno per sempre di attività in presenza, almeno nella formazione, oppure ritieni che questo sia un periodo transitorio e che magari con una minore incidenza, ma la modalità, insomma, blended, quindi con No, occasioni in no. presenza Noi, necessaria. scusami, noi sicuramente abbiamo imparato, diciamo, a ragionare e a, come dire, adattarci alla situazione. Sicuramente non è possibile pensare ad un affiancamento a distanza e a lavorare a distanza, insomma, fascicoli e documentazione presso l'amministrazione non è proprio pensabile. Anche l'attività di formazione in presenza non è, diciamo, del tutto, come dire, pensabile, realizzarle tutte a distanza. Ci sono esercitazioni da fare, noi poi facciamo attività di training on the job, quindi non è, ci vuole il contatto, ci vuole, quindi ci auguriamo che la situazione, insomma, si risolva quanto prima per poter ritornare presto, insomma, da affiancare in presenza l'amministrazione, le Quindi torneremo a viaggiare tra Palermo e Bolzano appena amministrazioni. questa emergenza sarà finita. E un'ultima domanda a proposito di adattamento: tu come stai lavorando in smart working, barcamenandosi tra i tempi di una famiglia e del lavoro, che non deve essere non è semplice per nessuno? Ci siamo adattati, ovviamente non è facile, come dire, gestire gli spazi e condividere soprattutto gli spazi con gli orari, insomma, di quattro persone, due delle quali sono minorenni, quindi hanno le loro, diciamo, esigenze, però insomma ci si adatta e si lavora. Certo, si lavora molto di più, devo dire. Stiamo veramente cercando di risolvere, di affiancare le amministrazioni, di dare, diciamo, il nostro contributo in questo momento, quindi cerchiamo di fare il nostro meglio. Grazie Nada, grazie mille, buona giornata. Grazie, grazie.